Azzurri, vittoria di Mario Verheiden in sella a Elite delle Paludi nel Premio Aeroporti di Roma categoria mista. Il programma prosegue con una categoria di caccia che sta per cominciare e che stiamo per proporvi. 15 i binomi iscritti. In campo il campione del mondo in carica, il tedesco Frank Slotak, in sella a San Patrignano Veri, una femmina dal mantello baio oscuro di 11 anni di origine statunitense. Categoria di caccia che richiede doti di velocità e maneggevolezza, la velocità di 400 metri al minuto, la lunghezza del tracciato di 510 metri, il tempo massimo di 77 secondi, il tempo limite di 145 secondi. Ogni ostacolo abbattuto comporterà l'aggiunta di 5 secondi sul tempo impiegato dai vari binomi. È un percorso che propone ai cavalieri diverse soluzioni, diverse opzioni, possibilità diverse. Intanto c'è il primo errore per Frank Slotak, che è entrato in un ostacolo denominato Parc à Mouton. Vedete piegate rapidissime, repentine del campione del mondo che va a sbagliare anche al muro. Sono già 10 secondi di penalizzazione per il binomio tedesco. Undici ostacoli, prevista anche una combinazione, la gabbia conclusiva, la gabbia di Fossi. 52,35 il totale per Frank Slotak, 10 secondi di penalizzazione, 62,35. 68,35 per il campione del mondo, è il primo riferimento cronometrico. Ora un altro cavaliere di prestigio, il francese Hervé Godignon, su Atmosphère, una femmina da mantello baio di 10 anni di origine francese. Con Hervé Godignon cominceremo a prendere confidenza con il tracciato ideato da Marcello Mastronardi. Si parte con un verticale su muro 1,45 m. Il numero 2 è un passaggio di sentiero rustico, 1,45 per 1,50, poi un altro dritto, 1,5 m. Il numero 4, il Parc à Mouton, l'elemento di ingresso nel recinto, è un passaggio di sentiero 1,45 per 1,50, poi il cavaliere può scegliere fra due verticali, uno sulla sua sinistra, l'altro sulla sua destra. In base all'ostacolo scelto si potrà dirigere sul numero 6 o un verticale di 1,5 m oppure un falso largo. Hervé Godignon, atteso dal Parc à Mouton, vedete la velocità impressa dal cavaliere francese che tenterà certamente di aggiudicarsi la gara, a giudicare almeno dal ritmo imposto in questa prima fase del percorso. E naturalmente molto spesso velocità e precisione non vanno a braccetto, un piccolo disastro all'uscita del Parc à Mouton e c'è il ritiro di Hervé Godignon. Si ritira Godignon in sella ad Atmosphère. Avremo la possibilità certamente di rivedere l'errore al verticale d'uscita dell'ostacolo numero 4. Le telecamere guidate da Roberto Gambuti puntualmente documentano l'errore del binomio francese. E comunque Hervé Godignon si ritira. Aveva optato per il largo in uscita Hervé Godignon. Si ritira Hervé Godignon. Ostacolo numero 5 all'interno del recinto, dunque avrebbe diretto il proprio saltatore sul verticale. 22 di testiera.
anziché sul falso largo. Ora per la Germania Markus Beerbaum in sella Baumanns Rolex, e trattandosi di una gara a tempo mi pare un nome piuttosto appropriato. Un castrone dal mantello baio scuro di 9 anni, di origine tedesca, è un Holsteiner. Markus Beerbaum, fratello di Ludger, medaglia d'oro individuale alle Olimpiadi di Barcellona, da battere per ora il 68,35 di Franke Szlotak. Può partire Markus Beerbaum. Vi ricordo, ieri si è disputata la Coppa delle Nazioni, vittoria per il secondo anno consecutivo di una squadra francese che nella circostanza è riuscita a trovare anche doti di carattere. Una prima manche abbastanza deludente per l'equipe transalpina capitanata da Patrick Caron, poi un secondo giro davvero travolgente con tre percorsi netti, unico doppio netto della giornata proprio quello di Roger Yves Bost, in seconda posizione la Germania, in terza l'Olanda, in quarta l'Italia, poi Svizzera e Belgio. Ha già superato due ostacoli Markus Beerbaum, che non sembra particolarmente veloce, però finora è estremamente preciso. Superata la combinazione numero 4, sono due i tempi di galoppo all'interno del recinto. Ora il numero 5, anche lui ha scelto il passaggio di sentiero in uscita. Ora il verticale, si curva a mano sinistra in modo brusco per affrontare il muro superato. Categoria di caccia frizzante, i cavalli devono dimostrare di avere una verve, una velocità di base e poi grandi doti di maneggevolezza. Vedete che i cavalieri tagliano le curve in modo decisissimo. Superata anche la gabbia, non ci sono errori agli ostacoli, 61,27. 61 secondi e 27. Il tempo per Markus Beerbaum, che è il leader della graduatoria provvisoria. Per la Germania era più lento rispetto a Franke Szlotak, però il suo connazionale Markus Beerbaum è stato molto più preciso. Per il campione del mondo due errori agli ostacoli. Ora un altro tedesco, Markus Merschformann, in sella a Ballerina, una femmina dal mantello baio di 9 anni, di origine tedesca, è un Holsteiner. Sono stati protagonisti insieme ieri in Coppa di una brutta avventura, una caduta abbastanza drammatica alla Riviera, per fortuna senza conseguenze. Ballerina ha potuto disputare anche la seconda manche di Coppa ed ora si presenta in questa categoria di caccia. I cavalieri si sono lamentati per il fondo giudicato un po' troppo duro. D'altronde, da quando il concorso ippico internazionale di Roma è programmato a fine maggio, non c'è un'irrigazione naturale, non è mai piovuto in questi 4 giorni di gara. Vi ricordo che domani ci sarà la conclusione con la disputa del Gran Premio Roma, abbinato alla Lotteria Nazionale in condominio con l'antica regata delle Repubbliche Marinare, e poi in notturna, sotto le luci dei riflettori, in uno scenario incantevole, il tradizionale carosello dei Carabinieri. Anche il cavaliere tedesco sta pigiando sull'acceleratore, Markus Merschformann ha nel mirino il 61,27 di Markus Beerbaum. Una gara che può essere decisa da centesimi di secondo, anzi sicuramente sarà così. C'è errore, però dunque 5 secondi di penalizzazione, 10 anzi è il totale per Markus Merschformann.
68-22 è di 68-22. 68-22, solo 13 centesimi di differenza rispetto a Frank Schlotter, che però Marcus Beerbaum continua a essere il leader 66 secondi di questo premio Eberhard categoria di caccia, ed ora un cavaliere italiano, si tratta del giovane Giuseppe Rolli su Windsor, un cavallo intero dal mantello baio di 16 anni, un cavallo molto affidabile di origine olandese. Giuseppe Rolli, figlio di un noto allevatore, è nato a Roma nel 78, risiede a Parma, praticamente da quando è in culla, è in mezzo ai cavalli, ha iniziato a montare con i pony, il suo debutto in campo internazionale nel 93, medaglia d'argento ai campionati juniores del 94, con Windsor ha vinto il Gran Premio del Formula 2 di Nichelino. Da battere il 61-27 di Marcus Beerbaum. L'unica vittoria tedesca in questo concorso fino a questo momento è quella di Thomas Scheppers in sella Limerick nella categoria 6 barriere. Intanto c'è errore per Giuseppe Rolli. Che ha girato piuttosto largo, la sua andatura è più lenta rispetto ai binomi precedenti, dunque difficile un suo inserimento nelle prime posizioni della classifica, un tracciato condizionato anche dall'errore che abbiamo visto, che comporterà un aggravio di 5 secondi. 76-26, dovrebbe essere 81-26 il totale, così è infatti, 81-26 per Giuseppe Rolli e Windsor. Rivediamo ancora un'immagine estremamente rallentata di un salto di Giuseppe Rolli, in dettaglio il posteriore di Windsor che va a superare la barriera al millimetro. 5 secondi di penalità sugli ostacoli. E adesso tocca un altro tedesco. Sembra una questione italo-tedesca questa categoria di caccia. Molti binomi germanici, molti anche quelli italiani. Ora tocca a Ralf Schneider su Sprehe Padua, una femmina dal mantello baio scuro di 11 anni di origine tedesca. Dopo Schneider vedremo all'opera due binomi italiani, Francesco Bussu su Susie 2 e Arnaldo Bologni su Mayday. Affronta il terzo ostacolo Ralf Schneider, entra nel Parc à Moutons, non c'è errore, vediamo quale soluzione affronterà Schneider al numero 5. Sceglie il passaggio di sentiero sulla sua sinistra, bene sul verticale, ora il muro che è alto 1,50 m, bene anche sul passaggio di sentiero 1,48 x 1,50 m, ora il verticale di 1,5 m, quindi la triplice 1,50 x 1,70 m che immette alla gabbia di Fossi. La luce fra il primo e il secondo elemento di 7,70 m non dovrebbe insidiare la leadership di Marcus Beerbaum, infatti ci sono 5 punti di penalizzazione, 65-11, 65-11 per Ralf Schneider e Sprehe Padua. Prossimo concorrente che avremo in campo sarà
E ora, come detto, un binomio italiano, Francesco Bussu su Susie 2, una femmina da mantello sauro di 12 anni di origine irlandese. Ma vediamo. E quindi, non appena sarà pronto, il cavaliere azzurro farà il suo ingresso in campo. Nel frattempo proseguiamo. Che in campo non si è ancora presentato il binomio italiano. E lo speaker ufficiale annuncia che Susie 2 ha perso un ferro in campo prova, dunque cede il passo verosimilmente a Mayday, verrà inserito più tardi il percorso di Francesco Bussu e Susie 2. E in effetti sta per entrare in campo il binomio campione italiano in carica, titolo conquistato a La Bagnaia per la seconda volta, campioni d'Italia Arnaldo Bologni e Mayday, un castronebaio nato nel 79, intramontabile Mayday, cavallo di origine neozelandese, un autentico computer particolarmente adatto a gare di questo tipo, cavallo piuttosto ardente che ha nella precisione e nella velocità le sue doti migliori, cavallo molto elastico, dunque dovrebbe trattarsi di una categoria a lui congeniale. Carezze di Bologna per Mayday. Bologna dotato di uno spirito combattivo riconosciuto, non lascerà nulla di intentato, lo si può capire anche da queste prime fasi del percorso affrontate ad andatura molto sollecita, da battere il 61,27 di Marcus Beerbaum. Entra nel Parc à Mouton, due tempi di galoppo, bene anche sull'elemento d'uscita, si gira repentinamente a mano destra per affrontare il numero 5, superato anche il passaggio di sentiero, ora il verticale, c'è errore, 5 secondi di penalizzazione, però non si arrende Arnaldo Bologni. Vi ricordiamo che un cavaliere estremamente veloce con il suo saltatore che commetta un errore agli ostacoli può anche batterne un altro che ha commesso nessun errore sugli ostacoli. C'è un aggravio di 5 secondi, era velocissimo Arnaldo Bologni, 55-61, 60-61, e eravamo stati buoni profeti, 60-61, nonostante l'errore, Arnaldo Bologni si è portato in testa alla classifica provvisoria. Davvero un peccato quell'errore, perché sì, vai Fabretti. Grandi pacche al cavallo e grandi applausi Arnaldo. Spero per il cavallo che possa vincere oggi, perché lui a Roma deve dare sempre un primo posto, sia che è una gara importante, ma anche le gare piccole a Roma sono sempre importanti. Ringraziamo il collega Alessandro Fabretti che è a bordo campo e potrà tastare il polso a caldo ai concorrenti. Stavo dicendo, peccato per quell'errore, perché il tempo registrato da Arnaldo Bologni e da Mayday è di per sé buono, complessivamente 60-61, sarebbe stato difficilmente battibile senza quell'aggiunta dei 5 secondi di penalità. Un 55-61 sarebbe diventato un tempo durissimo da battere. Ora per il Belgio, Ludo Philippaerts in sella a Trudeau Captain, un castronebaio di 9 anni di origine belga. Ludo Philippaerts, che si è già tolto la soddisfazione di vincere una categoria in questa edizione del concorso ippico internazionale romano, ha vinto il premio Oliveto categoria a tempo con Trudeau King Darko. Dunque un cavaliere che sa il fatto suo, però morfologicamente, come struttura, questo cavallo ci sembra meno scattante rispetto a Mayday. Il tempo intermedio è certamente più alto e oltretutto ci sono anche 5, ora 10 secondi di penalizzazione, il totale di 65 e 89.
65 e 89 per Ludo Philippers. 65 e secondi e 89 il Ludo totale Kapten. Per Ludo Kapten con 10. Ora toccherà di penalità per errore a un cavaliere della Nuova Zelanda, paese che ha debuttato ieri nella Coppa delle Nazioni di Roma. Sean Wardley in sella a Markar, un castrone baio di 14 anni di origine neozelandese. Il nuovo tempo da battere, 60 e 61 di Arnaldo Bologni e Mayday. Ovviamente ci auguriamo che da questa categoria di caccia possa scaturire la sesta vittoria in questa 64esima edizione del Xio Romano per l'Italia. Oltretutto mancano all'appello, prima della conclusione della categoria, ancora quattro binomi italiani: Emanuele Castellini con Calettino, Filippo Moyerson, Loro Piana e delle Folle, Duccio Bartalucci Belzebù e Giovanni Lucchetti con Mister D. E poi dovremmo vedere anche Francesco Busso una volta ripristinato il ferro a Susi 2, ovviamente. Sean Wardley per la Nuova Zelanda è netto fino a questo momento il suo percorso. Ora errore, 5 secondi di penalizzazione. Sean Wardley è nato a Melbourne, ha 21 anni. Ha debuttato a livello internazionale nel 94 a Spruce Meadows, dove ha ottenuto un 14° posto. Attualmente ha la sua base operativa a Mixbury in Inghilterra. Il totale anche per il cavaliere neozelandese 68 e 70. 68 secondi e 70 il totale per Markara, 5 secondi di non insidia dunque la leadership di Arnaldo Bologni. Ora tocca a Thomas Scheppers per la Germania in sella a Pierrot. Come detto, Thomas Scheppers si è aggiudicato la categoria a 6 barriere in sella a Limerick. Ha anche tentato di battere il record a 2,10 m per provare a intascare il bonus di 100 milioni, impresa non riuscita, fra l'altro per una divergenza sul regolamento. C'era stato un periodo lunghissimo di interruzione e dunque Limerick era arrivato a dover saltare i 2,10 m. Dopo una pausa molto lunga, una giornata infinita per questo saltatore che comunque ha conquistato la vittoria nella categoria 6 barriere. Vedete che è molto brioso il ritmo cadenzato da Thomas Scheppers, che ha rischiato molto. 5 secondi di penalizzazione per il binomio tedesco. Ha il suo da fare Scheppers, a controllare le difese del proprio saltatore, ora atteso dal Parc à Mouton. Perduto tempo prezioso. Io sento in cuffia il ritorno della postazione di Alessandro Fabretti, prego la regia di isolare il suo microfono. Intanto Pierrot è ritirato. Si ritira Pierrot. Ritiro per Thomas Scheppers. Ed ora possiamo dire tranquillamente, se non si aggiungeranno binomi all'ultimo momento, che la vittoria è ancora una volta italiana. Restano in gara Emanuele Castellini, Filippo Moyers, Duccio Bartalucci, Giovanni Lucchetti, Francesco Busso e il leader è Arnaldo Bologni. Dunque sesto sigillo in questa 64esima edizione per i Cavalieri Azzurri. Si tratta di categorie basse, però sarebbe ancora peggio perdere anche queste.
In campo per l'Italia dunque Emanuele Castellini su Calettino, castronebaio di 11 anni di origine tedesca. Castellini è nato a Milano nel 50, ha contribuito alla vittoria azzurra agli europei juniores e all'argento nel 66 e nel 67. L'anno scorso ha vinto il Gran Premio Italia di Migliarino Pisano su Desire e ha fatto parte della squadra azzurra terza in Coppa delle Nazioni al concorso di Bratislava. Molto affiatato con Calettino, in coppia col quale ha ottenuto un secondo e un quinto posto in due categorie a Cervia recentemente. Non sta andando molto bene, già 20 secondi di penalizzazione, ormai conclude il percorso per un'ora di firma. Castellini non può insidiare la leadership di uno scatenato Arnaldo Bologni. Arnaldo Bologni, Mayday, li ricordiamo, protagonisti degli assoluti della Bagnaia e soprattutto due anni fa vincitori del Gran Premio Roma, un Gran Premio Roma che domani promette scintille. Intanto 104,55 per Castellini e Calettino. Adesso Filippo Moyerson su Loro Piana e delle Folle. Molto in forma Filippo Moyerson sia nel circuito nazionale che in questi primi giorni di Piazza di Siena. Si è già aggiudicato una categoria in sella a Loro Piana Dugano, una categoria mista, è stato il migliore al barrage ed è un cliente scomodo a mio giudizio per Arnaldo Bologna. Loro Piana e delle Folle è un castrone sauro di 11 anni di origine italiana. Concentrazione per Filippo Moyerson, che dunque deve provare a far meglio del 60 e 61 di Arnaldo Bologni e di Mayday. Sta ancora mettendo sulle gambe, come si dice in gergo, Loro Piana e delle Folle. Molto spesso i concorrenti decidono di puntare alla vittoria magari dopo metà percorso, quando si rendono conto di essere veloci e soprattutto di non aver commesso errori. Avete visto il dietro front di Filippo Moyerson, 5 secondi di penalizzazione per lui fino a questo momento, 3 volte campione italiano. Ora sta galoppando, parte conclusiva del tracciato con la triplice superata. Ora la gabbia di Fossi, superata senza esitazione alcuna. 61 e 23 più 5 secondi, 65 e 23. 66 e 23, scusate, per Filippo Moyerson. Sempre al comando Arnaldo Bologni e Mayday. Intanto partiamo dai fiori con questa bella inquadratura per poi andare a finire sul dettaglio di Loro Piana e delle Folle di Filippo Moyerson. A proposito di fiori, quest'anno non si sono viste le azalee, non si è sentito il loro profumo, la coreografia floreale è stata approntata con piante di più tarda fioritura. Concorso ippico romano che ormai sembra aver trovato una collocazione naturale a fine maggio, e intanto è già in campo Duccio Bartalucci in sella a Belzebù, un castrone baio di 13 anni di origine olandese. Bartalucci ama pescare i suoi saltatori all'estero, monta anche un puro sangue australiano dal nome splendido Too Hot to Handle. Belzebù, 13 anni, Duccio Bartalucci, una grande carriera alle spalle, lo ricordiamo,
campione italiano nel 1980, dunque esattamente 16 anni fa, in sella a Delilah. Lucio Bartalucci è nato a Modena, però praticamente è stato adottato dalla capitale e in tribuna è seguito da un grande tifo. La passione ha coinvolto ovviamente tutta la famiglia, la consorte, le figlie che montano a loro volta, credo, nella categoria dei pony. Intanto c'è l'errore all'elemento d'ingresso dell'ostacolo numero 5, esce dal Parc Mouton Bartalucci, che comunque mi sembra in ritardo rispetto al tempo registrato da Arnaldo Bologna. Ora il muro affrontato di grande lena, errore al passaggio di sentiero. Ed ora la triplice. Una triplice che insieme al muro ha costituito l'ostacolo di selezione nella categoria di potenza, di cui vi offriremo al termine di questa categoria di caccia l'ultimo barrage. Intanto il totale per Duccio Bartalucci è di 86 e 31. Ora tocca a Giovanni Lucchetti in sella Mister D, castrone sauro di 11 anni di origine olandese. Ma non è Lucchetti in campo, è infatti entrato Francesco Bussu, evidentemente è stato a posto il ferro perduto da Susie 2. Francesco Bussu sta entrando con la sua femmina irlandese di 12 anni, molto celere il lavoro del maniscalco, dunque si inserisce fra Bartalucci e Lucchetti. Bussu, nato a Ollolai in provincia di Nuoro, si è ben presto trasferito a Birago. Nel milanese ha seguito il padre che lavora presso il centro ippico Brianteo. Nell'83 miglior cavaliere all'internazionale polacco di Sopot, stato probabile olimpico in vista di Los Angeles, argento agli assoluti nell'87. Ritmo effervescente per Francesco Bussu, che cerca di dare un dispiacere ad Arnaldo Bologna e a Mayday. Superamento del muro effettuato senza rischi, bene anche sul passaggio di sentiero. Superata anche la triplice, ora la gabbia, attenzione anche al cronometro. C'è però l'errore all'elemento d'ingresso della combinazione, dunque 58 e 17, un totale di 63 e 17. 63 secondi. Sì, vai Alessandro. Francesco Bussu, Francesco, ci hai provato, se non altro. È andata male purtroppo. È scappato, non ce la facciamo. Alessandro, non abbiamo ascoltato quello che ha detto Francesco. Ha ripetuto praticamente quello che ho detto io. Sì, ci ho provato, ma il cavallo poi è scappato, per cui niente. Fra l'altro 63-17 senza quell'errore sarebbe andato al comando. 58-17 sarebbe passato al comando, ma va detto, sì, che a sua volta Arnaldo Bologna, senza l'errore che ha commesso, sarebbe stato nettamente il più veloce con 55 e 61. Ed ora tocca all'ultimo binomio iscritto in questa categoria di caccia, Giovanni Lucchetti, Mister D, un castrone sauro di 11 anni di origine olandese. Giovanni Lucchetti è un cavaliere emergente, ha avuto da poco in cura Have a Go, cavallo prima sotto la sella di Filippo Moyerson. Lucchetti è nato nel 69 a Bergamo, gestisce un circolo ippico, per molti anni si è distinto nella preparazione dei cavalli giovani, con i quali ha ottenuto
risultati lusinghieri in campo nazionale, fra cui ricordiamo la vittoria nel 93 a Grosseto del campionato dei 5 e 6 anni. Però sono già 10 secondi di penalizzazione per Lucchetti, in sella Mister D, ora 15, 3 errori agli ostacoli, e si avvicina alla vittoria per Arnaldo Bologna e Mayday, un binomio illustre che nobilita questa categoria di caccia. Fra l'altro in apertura avete visto che c'erano diversi binomi autorevoli, aveva aperto le danze il campione del mondo Frank Zlotak su San Patrignano Veri, a seguire abbiamo visto il percorso del francese Hervé Godignon su Atmosphère. La vittoria va ad Arnaldo Bologna in sella Mayday. Conclude il suo percorso Giovanni Lucchetti, il totale è di 93 e 95, dunque nella categoria di caccia primo posto per Arnaldo Bologna Mayday, binomio campione italiano in carica. 25 secondi di penalità per errore. Non so se Alessandro Fabretti avrà la possibilità di strappare una dichiarazione anche a Giovanni Lucchetti e magari di avvicinare anche il vincitore Arnaldo Bologna. Te Alessandro. Ecco, allora proviamo subito a sentire Lucchetti, un percorso sfortunato, Giovanni. Sì. Decisamente. Molto sfortunato. Raccontaci come mai. Ma niente, si è spaventato un po' per la prima gabbia che ha voluto fare l'opzione e ha fatto tutto il percorso un po' con la paura. Grazie Giovanni. Adesso vado a cercare Arnaldo Bologna. Che però andrà in premiazione, sì, probabilmente quindi sarà sì. Difficile da pescare. E allora io proporrei al regista Roberto Gambuti di mandare in onda il quarto barrage della categoria di potenza, la più spettacolare. Immagini già puntualmente in onda. Al quarto barrage accedono quattro binomi. François Maty in sella Kel Plantero inquadrato per il Belgio. Poi il danese Lars Pedersen su Zermatt, l'italiano Natale Chiaudani con Uigi e lo svizzero Ursfa in sella a Bellezza. 1,70 l'altezza della triplice, 2,20 quella del muro. Marcello Mastronardi ha proceduto per gradi, superata la triplice a 1,70 da François Maty Junior, figlio d'arte. Vi ricordo che il padre nel lontano 1984 si era aggiudicato questa categoria in sella Otello. Ma seguiamo Kel Plantero al muro, 2,20 m, un ostacolo che fa paura, elevazione incredibile, vedete un'acrobazia sottolineata dagli applausi del pubblico, anche un pizzico di fortuna per François Maty. Percorso netto, dunque chi vorrà vincere la categoria di potenza non dovrà commettere errori, vedete al limite dell'impossibile che il Plantero si conferma specialista delle categorie di potenza, si arrampica, va all'ultimo piano, 2,20 m, guardate lo sforzo del saltatore che ritrae il posteriore, lo carezza. Non c'è errore, dunque percorso netto per François Maty e Kel Plantero. Ed ora in campo per la Danimarca Lars Pedersen con il grigio Zermatt, cavallo di 9 anni di origine tedesca. Peccato per Filippo Moyerson che addirittura è stato eliminato al percorso base con un errore abbastanza banale, l'Oro Piana Royal Intrigue, ve lo ricordo, aveva vinto la categoria di potenza lo scorso anno, ex aequo con Frank Zlotak in sella a San Patrignano Mister e a Giorgio Nuti in sella a Igloo, ed era prontissimo per regalare un autentico numero al muro. Un errore banale lo ha tolto di gara. Intanto seguiamo Lars Pedersen per la Danimarca con Zermatt, fase di avvicinamento delicatissima al muro, affrontato a velocità incredibile trattandosi di un muro di 2,20 m, e ha optato per
un'andatura molto molto decisa Lars Pedersen. Il risultato è comunque ottimo, percorso netto anche per lui. Francamente, da come era partito non avremmo scommesso 1000 lire sul superamento di questo muro. È partito sprombattuto e ha avuto ragione il cavaliere danese, un pizzico di incoscienza che è stata premiata, e diciamo che Zermatt ha superato il muro a 2.20 in modo più netto rispetto a quel plantero. Comunque situazione di parità, non ci sarà un quinto barrage, per cui questi due binomi vanno considerati già vincitori ex aequo. Un'impresa che può riuscire anche a Natale Chiaudani, ora in campo con Uigi, e poi a Urs Fa per la Svizzera con Bellezza. Intanto Natale Chiaudani, tortonese, ieri per lui giornata poco felice in Coppa delle Nazioni con un rain goal de Luin lontano dalla forma migliore che aveva palesato negli ultimi metri, ha superato la triplice ed ora si avvia ad affrontare il muro, 2.20 metri. Naturalmente in silenzio il pubblico di Piazza di Siena, oggi particolarmente numeroso. Eccolo il muro e c'è errore. Applausi comunque per Natale Chiaudani. 4 penalità con Uigi. Un cavallo di 10 anni di origine francese. Il regista Roberto Gambuti ci ripropone l'errore. Evidenziati i limiti di un cavallo che ha fatto per intero il proprio dovere, più in su non poteva proprio andare. Ed ora l'ultimo binomio in gara per questa categoria di potenza. Urs Fa per la Svizzera in sella Bellezza, una femmina dal mantello baio di 13 anni di origine olandese. È l'ultimo concorrente in gara, può aggiungersi a François Mathieu e Lars Pedersen che hanno superato al quarto barrage triplice 1,70 m e muro a 2,20 m. Potremmo dunque avere due vincitori ex aequo oppure tre, dipende da Urs Fa e dalla sua bellezza. Vedete, impressionante anche questo dettaglio, diventano nanetti gli addetti di campo, aiutanti di Marcello Mastronardi che stazionano nella zona del muro. Lo ripeto, issato a 2.20 m, nessuno dei concorrenti dopo lunga contrattazione ha osato affrontare il muro a 2.35 m, un record che avrebbe portato 100 milioni di bonus, record di potenza qui a Roma appartenente a Pentagon con Emilio Puricelli 2.30. Ora il muro per Urs Fa, va proprio a franare sul muro ed è la conclusione spettacolare, per fortuna senza conseguenze, di questa categoria di potenza. Ma non c'è niente da sorridere, sorridiamo perché non ci sono stati danni per Urs Fa e per la sua saltatrice. Dunque Urs Fa opta per il ritiro, vittoria ex aequo per François Mathieu, belgio in sella Gael Plantero, e per il danese Lars Pedersen su Zermatt. Dunque 12 anni dopo il padre François Mathieu senior, sia pure in condominio con un cavaliere danese, François Mathieu junior riesce a replicare l'impresa di famiglia, ad aggiudicarsi la categoria di potenza. Intanto vediamo che in qualche modo Urs Fa, lo svizzero, ha già cominciato l'opera di demolizione del muro, ha anticipato il lavoro di Marcello Mastronardi e dei suoi aiutanti. Applausi per tutti. Dunque vittoria per Lars Pedersen e François Mathieu, terzo posto per Natale Chiaudani, quarto posto per Urs Fa. Siamo in chiusura di collegamento, possiamo tornare sul campo ostacoli con le nostre immagini per ribadire la vittoria di Arnaldo Bologni e Mayday nella categoria di caccia. Vi ricordo anche l'appuntamento su Rai 3 per domani alle ore 18 per la gara più prestigiosa a livello individuale, il Gran Premio Roma, che nelle ultime due edizioni ha visto i Cavalieri Azzurri protagonisti. 2 anni fa la vittoria proprio di Arnaldo Bologni e di Mayday, lo scorso anno Gianni Govoni con Aileen, beffato dal campione del mondo Franke Slotak. Vedremo cosa accadrà domani. A tutti, anche da parte di Alessandro Fabretti e di Roberto Gambuti, la più cordiale buona